Professora Neri, lei ha condotto uno studio dal quale si evince che dalla curva dei contagi rispetto ai dati che sono stati forniti fino ad oggi a livello nazionale ne mancano circa 4.000 al giorno, è così? Dunque bisogna fare una precisazione. Allora, ci sono i dati della Protezione Civile che sono corretti, sono corretti da una settimana circa, quando abbiamo pubblicato sul sito del Codacons una mia nota in cui si faceva osservare che venivano forniti quotidianamente le variazioni del numero di positivi e venivano scambiati dai giornalisti, in particolare da alcune testate a diffusione nazionale, venivano scambiati con il numero di nuovi contagi. Ecco, a seguito di questa mia nota la Protezione Civile ha rettificato la modalità di presentazione dei dati che potevano portare a questa confusione. E adesso sul sito della Protezione Civile, sulla pagina che viene aggiornata tutti i giorni alle 18.30, sono presenti sia gli uni che gli altri e poi sta a ciascuno andare a scegliere quelli corretti di volta in volta. Ecco, nonostante questa rettifica, ho notato che continua a esserci confusione nei principali notiziari televisivi. Ecco, lei sostiene in buona sostanza che sì, la situazione è migliorata, ma che, come ha detto anche oggi al quotidiano Il Tirreno che l'ha intervistata, la situazione è migliorata, però diciamo non così tanto come è emerso anche da alcune comunicazioni nazionali. Sì, certamente. Devo dire che anche ieri sera Porta a Porta ha dato un'informazione errata. Devo dire che nella trasmissione del 2 aprile di Porta a Porta è stato commesso l'errore, ho scritto per chiedere una rettifica ma non ho avuto alcuna risposta. In che cosa consiste l'errore? È molto semplice, è una questione, non c'è bisogno di, io non sono né un medico né un epidemiologo, si tratta solo di leggere i numeri. Il problema consiste in questo. Supponiamo che oggi ci siano 10.000 nuovi contagi. E supponiamo che al contempo guariscano 5.000 persone e purtroppo ne muoiano altre 1.000. Quindi 10.000 entrano, 5.000 più 1.000 sono 6.000 che escono perché o sono guariti o sono deceduti. Il risultato netto è che il numero di positivi è aumentato di 10 meno 6, cioè di 4.000. Bene, questo numero viene quotidianamente distribuito dalla maggior parte dei media chiamandolo numero dei nuovi contagi. Invece i nuovi contagi, come abbiamo detto un attimo fa, sono stati 10.000 e quindi il fatto di chiamare nuovi contagi la differenza tra i nuovi contagi e coloro che sono guariti o deceduti chiaramente porta ad una sottostima significativa. Se vogliamo vedere ecco, l'andamento lo possiamo fare, posso mostrare un grafico in cui si vede. Perfetto, perfetto. Facciamo subito. Ecco qua. Allora, questi sono gli ultimi, ho preso i dati dal 20 di marzo, dal 19 di marzo in poi. La curva che vedete in alto, questa arancione, è la curva dei nuovi contagi. Da questa curva, se giorno per giorno noi togliamo quanti sono guariti e quanti sono deceduti, si ottiene la curva blu. La curva blu, la sua corretta denominazione sarebbe variazione dei positivi, mentre la curva arancione è quella che rappresenta i nuovi contagi. Guardate un po', per esempio, nel dato di ieri, una differenza enorme. I nuovi contagi sono stati 4.000 e passa, mentre la variazione dei positivi è stata di 1.615. È stato detto anche ieri che i nuovi contagi sono 1.615 e questo è gravemente una forte sottostima della realtà. Quindi in realtà noi abbiamo avuto 4.000 persone che si sono contagiate, almeno quelle che sono venute fuori dai tamponi effettuati, poi si dice che il numero reale è molto maggiore. Comunque, stiamo a questo. Quindi è stato detto, cioè, ieri abbiamo avuto 4.000 e passa persone che si sono contagiate e ci è stato detto che sono state 1.600. Come si vede, l'andamento blu tende ad andare verso lo zero abbastanza rapidamente. E, se continua così, fra 4-5 giorni avremo
una variazione nulla del numero di positivi, ma magari il numero di contagi a quel punto sarà di circa 3.000 se si continua questa. Quindi ci diranno che ci sono stati zero contagi e invece ne sono stati 3.000. Non so se professore, dall'esame dei numeri, professore, sì. Dall'esame dei numeri, che lei sicuramente avrà anche effettuato, per quanto riguarda la Sicilia, sulla base di un contagio, questo comunque è emerso in maniera molto chiara, che è avvenuto in numero notevolmente ridotto rispetto alle regioni e ad alcune in particolare del Nord Italia, lei come vede la situazione? Dunque, la Sicilia, ecco, io ho fatto un'analisi basandomi non solo sui positivi, perché i positivi dipendono ovviamente da quanti tamponi vengono fatti. Se ne fa il doppio, probabilmente trovi il doppio di positivi. E siccome il numero di tamponi non è costante tutti i giorni, questo può portare a delle interpretazioni errate. Allora, io ho guardato per la Sicilia, dove i numeri sono più ridotti e sui numeri piccoli le previsioni statistiche si fanno peggio, e mi sono concentrato sul numero dei ricoverati, che quelli sono veri, non c'è niente da fare, sono persone che hanno sintomi diciamo pesanti. Ecco, lì si vede che il numero dei ricoverati in Sicilia sta andando giù più rapidamente che nel resto d'Italia. Questo farebbe ben sperare, perché probabilmente in Sicilia la situazione è stata presa in un momento in cui i focolai erano abbastanza localizzati e quindi anche il cosiddetto contact tracking è stato più facile, cioè di seguire la linea dei contatti, e quindi questo farebbe ben sperare. Non vorrei azzardare delle previsioni un po' appunto premature, ma sembrerebbe che il trend in Sicilia porti più rapidamente ad una riduzione fino ad una annullamento, speriamo, dei nuovi contagi. Molto prima. Ultima domanda, professore, vista dall'esperto dei numeri, lei ha precisato opportunamente e correttamente all'inizio di non essere un medico, ma vista dall'esperto dei numeri, a suo parere si potrebbero ipotizzare anche delle soluzioni diverse per quanto riguarda il passaggio alle fasi successive tra regioni nelle quali il contagio è stato maggiore e altre come il Meridione d'Italia e la Sicilia in particolare, dove il contagio è minore? Beh, a mio modestissimo avviso sì, perché la Sicilia è ancora ad un livello, ripeto, di focolai e quindi si riesce a tracciare. Inoltre la Sicilia ha una caratteristica geografica che la fa prediligere sotto questo aspetto, perché avendo dei confini ben limitati è possibile, è facilmente possibile limitare gli scambi tra con le altre regioni. Quindi sembrerebbe, ripeto, poi le valutazioni richiedono mettere nel conto tante altre questioni che vanno dall'economico al politico al sociale, quindi non mi voglio azzardare. Però guardando soltanto i numeri mi sembrerebbe ragionevole che la Sicilia possa essere un paio di settimane in anticipo rispetto al resto d'Italia. O perlomeno al Nord Italia, diciamo. Ci sono altre regioni come anche la Calabria, la Sardegna, che stanno andando più o meno come la Sicilia. Quindi sarebbe auspicabile, a mio avviso, ripeto, ci sono altre considerazioni da mettere nel conto, ma sarebbe ragionevole prendere in considerazione una partenza scaglionata.